All'interno della chiesa di San Domenico, su un pilastro della navata destra, un affresco raffigura un uomo dalla folta barba bianca e un copricapo nero, una veste lunga e un mantello sulle spalle. Con la mano destra sorregge un modellino di una chiesa, di cui è protettore, e con la mano sinistra, da cui pende un sacchetto grigio, impugna un particolare coltello strumento dei calzolai. Il sacchetto che pende dal polso sinistro allude al miracolo della farina che lo ha reso famoso e degno di essere considerato santo. Inginocchiata ai suoi piedi si vede una figura femminile dall'abito scuro, forse una monaca domenicana. Ma chi è quest'uomo? Teobaldo Roggeri è il santo protettore della città di Alba insieme a San Lorenzo. Teobaldo è nato a Vicoforte di Mondovì nel 1100 circa. Rimasto orfano giovanissimo, si trasferì ad Alba, dove imparò il mestiere del calzolaio. Alla morte del suo maestro, lasciò la bottega per partire in pellegrinaggio verso il santuario di San Giacomo di Compostela, in Spagna, e tornato dal viaggio decise di cambiare vita per dedicarsi ai poveri e mettersi al servizio dei più deboli. Dagli episodi miracolosi legati alla sua vita si narra anche di quella volta in cui una donna gli affidò un sacco di grano da portare al mulino per essere macinato. Teobaldo, sulla strada del ritorno, distribuì tutta la farina ai poveri che incontrava e per non portare alla donna il sacco completamente vuoto, lo riempì di sabbia. Vergognandosi del suo gesto, lasciò il sacco e fuggì in collina. Tuttavia, la donna trovò il sacco miracolosamente colmo di farina finissima. Teobaldo morì nel 1150. Aveva chiesto di essere seppellito in un luogo umile, in una stradina piena di rovi, accanto al fianco sinistro della cattedrale, dove ora sorge l'ampia cappella laterale a lui dedicata, che raccoglie anche le sue reliquie.